Ciao ragazzi, e oggi vediamo come andare a inserire i nostri green screen sul nostro video. In questo caso andrò a inserire l'invito per iscriversi al canale. Questi green screen li potete trovare liberamente scaricabili anche su YouTube. Quindi a questo punto cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente, utilizzando questo strumento qui rosso, andare a trovare il punto in cui vogliamo andare a inserire la nostra immagine, o quindi in questo caso il nostro invito all'iscrizione. Una volta che abbiamo stabilito il punto esatto, andiamo a trascinare nella barra superiore al video, quindi quella delle immagini numero 2 qua, tutta questa qua in orizzontale, il nostro green screen. Diciamo che solitamente il green screen è composto da due elementi, un elemento di animazione e un altro di audio. Se vogliamo possiamo anche andare a disinserire l'audio. Lo facciamo cliccando sopra la parte verde e col tasto destro andiamo a cliccare su scollega audio, e come vedete l'audio è finito in fondo, quindi a questo punto facciamo o taglia o elimina, insomma lo andiamo a togliere. Questa sarà un'animazione quindi muta. Per togliere poi lo sfondo verde, che è quello che vogliamo andare a togliere, dobbiamo semplicemente cliccare sulla parte verde e poi qui ci sarà un'altra barra, vedete, con questi simbolini piccolini, e dobbiamo andare a cliccare sul schermo verde, che sarebbe il disegnino penultimo partendo dalla destra. A questo punto ci viene una nuova schermata, che è questa qua, e ci fa vedere il nostro sfondo leggermente opaco su bianco. Per renderlo completamente trasparente dobbiamo andare a modificare la compensa, quindi la portiamo in questo modo a un livello, diciamo, su 10, e a questo punto vedete che l'immagine si è schiarita completamente. Se io adesso vado a avviare il mio video, potete vedere, vedete che la nostra invito a iscriversi al canale è completamente invisibile lo sfondo. A questo punto posso decidere anche dove andarlo a posizionare e quale grandezza fargli prendere, semplicemente cliccando su subscribe e andando a modificare la grandezza, quindi così diminuirlo o così ingrandirlo, e poi semplicemente spostarlo in questa maniera e magari lo vado a posizionare in una posizione dove voglio che compaia. Quindi mettiamo per esempio qua. Adesso abbiamo appunto posizionato l'invito a iscriversi al canale. Possiamo anche andare a mettere altre cose, per esempio magari un invito a mettere anche un mi piace. Quindi adesso andiamo a importare il invito a mettere un mi piace sul nostro video. Facciamo importa e andiamo nella cartella e lo mettiamo qui. Poi lo trasciniamo qui sempre sulla barra superiore, e comunque il discorso è sempre lo stesso. Andiamo poi a cliccare sull'omino e a mettere la compensa a 10. In caso non dovesse diventare invisibile, potete aumentare questo numero e quindi diventerà poi invisibile. Però di solito con 10 a me funziona sempre. Adesso, vabbè, ok. Poi fate tasto ok e quindi anche vedete che è diventato trasparente, il verde è completamente sparito, e quindi avete la vostra invito al mi piace, il pollicione in su, completamente trasparente sul vostro video. Questo tutorial è finito. Se avete altre domande fatemene nei commenti, e comunque trovate tutte le guide per l'editing con Filmora 9 nella mia playlist che si intitola Tutorial canale YouTube e Twitch. Come sempre vi invito a mettere un bel mi piace a questo video e iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Naturalmente attivate sempre la campanella per rimanere aggiornati ogni volta che vado a inserire nuovi video. Ciao e alla prossima!